Non molta paura, perché ero già fuori. Sicché quando sono Alle sicuro. 5 era già fuori. Con la prima scossa ero a letto, ma l'ho sentito appena, sono uscito e dopo poi mezz'ora mi sembra è venuta quell'altra, la grossa via. Però ero già a sedere in una sedia nel cortile, non ho avuto Ecco. paura che mi cascasse qualcosa addosso. Ho avuto paura, sì, perché andavo nell'altra camera a prendere la moglie e il bambino, ma quando è la fine non riuscivo a stare in piedi. La seconda scossa è stata tremenda. È stata tremenda. E questa è la crepa della sua Ma casa? queste, io di crepe così ce ne ho in tutta la casa, di 2 metri, dal pavimento al soffitto, si è mosso pure il pavimento, mi ha tolto le porte dal muro. Stanotte, io stamattina non ho paura di niente, ma stamattina mi sono impressionato davvero. Quindi è la prima volta una cosa del genere qua a Marradi? Sì, io la prima volta, è 30 anni che sto qua, è la prima volta che sento una roba del genere. Ha avuto paura questa mattina? Che Sì, nella seconda scossa in particolare, sì. cosa ha fatto? Niente, ho chiamato mia moglie e poi ci siamo vestiti di tutta fretta e siamo usciti. Voi abitate Cinque a un piano nello stesso. alto? No, qui, proprio qui, al primo piano. Boh, si è sentita molto. Non abbiamo subito danni perché adesso sono andato a controllare e non c'è stato Ecco, niente. c'è qualcuno che conoscete che invece ha avuto delle crepe, qualche insomma, situazione un po' più brutta? La chiesa di Popolano che abbiamo saputo, che è un paesotto qui, pochi chilometri, che è crollato un cornicione e così insomma hanno avuto paura anche loro, ovviamente. Tremava più i vetri, tremavano forte, non si sono rotti, però hanno suonato parecchio. È la prima volta che sente una scossa così? Così forte sì, l'ho sentito tante volte, insomma, è che il terremoto, però forte così e magari mi sembra che sia Sto venuto aspettando del i vigili del fuoco che vengano a guardare. 1919, lo raccontava la mia mamma. Marradi è un paese ballerino fin da quando io ero piccola e ho avuto molta paura quando anche il mio bambino era piccolo perché tirava molto più spesso. Doveva essere peggio, meglio così. È andata bene così. Grazie.